Benvenuto nel mini percorso per disegnare il tuo piano di crescita professionale, un passo alla volta, un video alla volta. E nel video precedente abbiamo visto l'importanza del primo passo, ovvero scegli chi vuoi diventare. Oggi andiamo a vedere il secondo passo, che è una tecnica utilizzata in campo atletico da atleti professionisti e che io utilizzo con grande successo anche nelle mie consulenze. Io sono Ilaria Cella, pianificatrice strategica e consulente strutturata per la crescita della produttività aziendale e delle performance professionali. Lavoro con start-upper e con piccole e medie aziende e professionisti ambiziosi partendo da un piano strategico per aumentare e accelerare i risultati e la concretizzazione dei propri obiettivi senza stress. Andiamo al secondo passo. Beh, voglio raccontarti dove l'ho imparato e quando l'ho messo in essere la prima volta. Non so se sai, ma tanti, tanti, tanti anni fa ero una nuotatrice. E il mio istruttore mi insegnò questa tecnica che io implemento tuttora perché ha dato dei grossissimi risultati. Bene, io ero molto competitiva, volevo sempre vincere e lui mi faceva visualizzare il momento della vittoria come lui mi faceva visualizzare il momento in cui io salivo sul podio. In quel momento c'era sempre l'inno nazionale nel momento della salita sul palco, sul podio, sull'ultimo scalino, sul primo scalino, su quello più alto. E poi mi faceva visualizzare un'altra cosa importantissima. Il saluto alla squadra. Questo perché? Perché comunque nel momento del successo non bisogna mai dimenticare chi ci ha dato la possibilità di essere lì e sono le persone con cui ci siamo allenati quotidianamente, perché una nostra vittoria è anche una loro vittoria. La condivisione. E forse è anche per questo che la condivisione per me è importantissima. A proposito di condivisione, se vuoi condividere il video, mi farebbe molto piacere. E farebbe molto piacere probabilmente anche alla persona che lo riceverà. Tornando alla visualizzazione, hai capito perché è così importante visualizzare? Nel momento in cui vai a visualizzare, programmi il cervello per qualcosa di veramente bellissimo, che cos'è il risultato finale, cioè il senso della vittoria. Adesso vorrei che tu andassi a visualizzare con me quello che vorresti ottenere, cioè il risultato finale del tuo piano di crescita professionale, dove vorresti essere? E pensa anche a quelle emozioni, a quella adrenalina, probabilmente nel mio caso c'era molta adrenalina, quelle emozioni che proverai nel momento del tuo successo e prova a immaginare tutte queste cose e immagina anche il tuo saluto alla squadra, cioè il tuo ringraziamento. Quali sono quelle persone che ti consentiranno di arrivare? Perché è importante pensare anche a queste persone? Perché nel momento in cui vai a pensare e visualizzare queste persone, beh, andrai a chiedere e richiedere il loro supporto ancora di più e per cui loro te lo daranno ancora più volentieri. E io lo so, non è facile per tutti visualizzare e perché comunque ho voluto farlo un po' insieme a te. E questo mini percorso è anche per persone che non hanno mai fatto una pianificazione. E quindi
e una visualizzazione. Quindi quello che voglio fare è darti un'idea in più e farlo fare anche alle persone che invece sono brave nella pianificazione e visualizzazione. Perché? Perché in questo modo hanno uno strumento in più. Lo strumento che andiamo a utilizzare è lo strumento del disegno. Quindi quello che voglio è che tu disegni esattamente quella scena, la scena del tuo successo, di quello che è il risultato che tu vuoi ottenere. Bene, non importa se non sei bravo a disegnare, anch'io sono una frana. Ma quello che importa è che tu stai andando a utilizzare delle facoltà che comunque sono importanti e ti aiuteranno a programmarti senza inconsciamente. Ecco, quando hai fatto questo disegnino, puoi fare due cose. Uno, te lo metti nell'agenda, se utilizzi il mio libro Pianificazione Strategica, vattelo a mettere nella parte proprio riservata a quella che comunque è la tua visione, per esempio. Altrimenti, beh, non ti ho ancora parlato del mio libro oggi. Il mio libro è Pianificazione Strategica e ti aiuta perché? Perché non ci so, è una guida molto pratica che ti fa fare un sacco di esercizi in modo tale che tu alla fine del libro hai un piano, ma non solo, hai anche una struttura, perché tutti i giorni con la struttura che ti do per i primi 90 giorni è semplice l'applicazione, l'implementazione, quello che stiamo facendo adesso. Non ti do solo la tecnica, ma ti dico anche come implementarla, perché quello che fa la differenza è proprio l'implementazione quotidiana. Oggi ti ho fatto vedere come puoi visualizzare e se non ci riesci, ti ho dato la tecnica del disegno. L'altro posto dove puoi mettere il disegnino è nel tuo portafoglio e andarlo a vedere più volte. Oppure un'altra cosa. Col telefonino fai una fotografia e vai! Ah, hai sentito questo? Questo era un allarme proprio per ricordarmi che cosa? Di guardare quel disegno. Me lo sono scannerizzato e poi mi imposto gli allarmi per ricordarmi proprio la visualizzazione, l'importanza di visualizzare chi ho scelto di diventare, in modo tale che mi programmo per diventare quella persona. Bene, oggi hai avuto il secondo passo, visualizza il risultato. Abbiamo visto come visualizzarlo oppure disegnarlo e nel momento in cui poi guarderai il disegno, in un certo modo ti riesci a connettere e riuscirai poi poco alla volta a visualizzarlo. Quando visualizzare? Beh, sarebbe vuoto tutti i giorni. E un'altra cosa, questo è un trucchettino, nel momento in cui ti senti un po' giù, oppure non ti senti di avere tutte le energie, riguardati quel disegnino perché ti riconnetterai con quello che è il risultato, quello che è il tuo obiettivo e questo ti aiuterà sicuramente nella tua crescita professionale in modo veramente molto molto pratico. E allora appuntamento al prossimo video, ma se non ti sei ancora iscritta alla masterclass, ti consiglio di farlo. Perché? Perché ti aiuterà nel modo migliore. E c'è un'altra cosa che ti voglio dire. Ho dei percorsi collettivi in questo periodo, organizzo dei percorsi collettivi che accelerano i risultati e professionali. E quindi se sei interessato, beh, contattami tramite email quindi chiocciolastrategiedibusiness.com per partecipare, per vedere se la partecipazione ti potrebbe aiutare. E buona crescita con pianificazione strategica.